Il progetto BioQuar è un progetto che ti è stato commissionato dal dottor De Biase, che è il commissario straordinario della Terra dei Fuochi, almeno fino a metà di questo anno. Ci è stato commissionato per valutare le emissioni gassose dalle discariche della Terra dei Fuochi, in particolare di alcune discariche che vengono chiamate Masseria, Ampliamento, Nuovo Ambiente e le Resit, discariche sequestrate. In generale, quindi non c'è immissione di nuovi rifiuti. Noi stiamo solo facendo monitoraggio per poi permettere al commissario attuale o a quello successivo, comunque al responsabile che poi arriverà successivamente, di gestire la bonifica di questi siti. Le emissioni che dobbiamo valutare, secondo il commissario, sono quelle dei gas serra, quindi metano e CO2, e anche dei composti organici volatili. Noi stiamo attuando diversi tipi di campagne di misura. C'è una campagna aerea che viene effettuata mensilmente per appunto valutare queste emissioni. C'è una campagna a terra con appunto la stazione di Covariance che fa monitoraggio in continuo delle emissioni di metano e CO2, e in più c'è una campagna, anche questa mensile, che viene attuata con delle squadre a terra, in cui si valuta in maniera puntuale, insieme all'uso delle camerette e di alcune pompe, l'emissione di composti organici volatili e di metano e CO2. Queste campagne per ora si sono svolte mensilmente e fino ad oggi abbiamo ottenuto buoni risultati, anche replicabili, presentati mensilmente al commissario e al comitato scientifico del commissario di governo. Lui poi riporta anche in Parlamento e quindi comunque sono dati, diciamo, non totalmente fruibili. Però in questo periodo stiamo anche mettendo su un sito internet, quindi i dati poi saranno fruibili da tutti.